Il 13 maggio del 2021 avrebbe dovuto essere un giorno di festa in Irlanda, con solo 456 nuovi casi di Covid-19 e addirittura nessun morto, il paese stava per mettersi alle spalle la terza ondata di pandemia, ma come in una brutta favola, allo scadere della mezzanotte, la festa si è trasformata in un incubo. È la mezzanotte tra il 13 e il 14 maggio, infatti, quando l'80% dei computer del sistema sanitario irlandese si paralizza. In un attimo si perdono milioni di cartelle cliniche, appuntamenti, esami di laboratorio, tutto sparito. Non c'era più modo di conoscere la storia clinica di chi arrivava al pronto soccorso. Dovevamo prendere decisioni sulle medicine da prescrivere senza sapere quali erano adatte al paziente e quali potevano fare male. Ogni processo doveva essere eseguito manualmente. Siamo dovuti tornare a scrivere con carta e penna. In un colpo siamo tornati indietro di 30 anni. Quel giorno ho sentito parlare dell'attacco informatico alla TV. A quel tempo stavo facendo radioterapia in un ospedale di Dublino. Mi hanno chiamata alle 9 di mattina e mi hanno detto che il mio trattamento era sospeso. Siamo stati tutti presi dal panico. Mio figlio mi ha fatto la domanda: «Mamma, adesso il tuo cancro crescerà?» Non sono riuscita a rispondere. Non è stato un attacco ai sistemi informatici, è stato un attacco alle persone. L'attacco alla vita di 5 milioni di irlandesi è stato portato da Conti, il gruppo ransomware famoso in tutto il mondo per aver colpito 16 volte la sanità degli Stati Uniti. Questa volta, per sbloccare i computer, Conti avrebbe chiesto addirittura 20 milioni di euro di riscatto. Le persone che hanno sferrato l'attacco sono dei criminali che volevano prendere dei soldi. Che tipo di persona ruba i soldi da un ospedale? È un reato disgustoso. È stata davvero un'emergenza nazionale. La priorità assoluta era rimettere in funzione i sistemi e tutti gli ospedali del paese, così che si potessero ripristinare i pronto soccorso, le radiografie, i ricoveri. Il personale medico era già provato dalla pandemia e questo è stato come un altro pugno e ha fatto parecchi danni. Mia figlia Rose è nata con una diagnosi di spina bifida e idrocefalo. Ha bisogno della sedia a rotelle e di stare sempre in posizione eretta, perché ovviamente è a rischio scoliosi. Dopo 2 anni di lista di attesa e cure difficili, Rose avrebbe dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico proprio nei giorni dell'attacco. Il suo appuntamento è stato cancellato insieme agli altri con questa mail. Qui dice che l'attacco ransomware ha avuto un impatto sui servizi e ha aumentato i ritardi nell'erogazione dei trattamenti. E così non abbiamo ancora una risposta e soprattutto non abbiamo una data. E ora che succede? Tesoro, ti va di andare un attimo dalla nonna? Ok. Bye. Bye. Ora l'intervento chirurgico è diventato molto invasivo. Ha bisogno di rimuovere l'osso da entrambi i femori, rivestire i tendini dei fianchi, delle ginocchia e delle caviglie. Ha bisogno di inserire delle placche. Quindi è peggiorata? Oh, tantissimo. È un intervento molto, molto, molto più grande di quello che era previsto all'inizio. Dobbiamo ancora vedere gli effetti di tutto questo. Quindi adesso Rose è di nuovo in lista di attesa. E non possiamo far altro che vederla peggiorare davanti ai nostri occhi. E nessuno potrà riparare il danno che le è stato fatto. Abbiamo incontrato persone a cui hanno annullato l'operazione all'ultimo minuto. Pazienti con il cancro, con problemi cardiaci, bambini che avevano bisogno di un'operazione e che era stata cancellata, o anche appuntamenti per capire se ci fosse bisogno di più cure. Un irlandese su 3 è su una lista di attesa. C'è un lato umano in tutta questa tragedia. Ok, l'attacco informatico è arrivato e non eravamo pronti. Ma l'impatto sui pazienti e sulle loro vite è stato enorme. Il Ministero della Salute irlandese ha scoperto che i banditi digitali erano entrati nei server del sistema sanitario già mesi prima dell'attacco, sfruttando il basso livello di protezione. Il danno stimato è di 100 milioni di euro. Quello irlandese non è il primo attacco alla sanità.
nel 2019 il sistema sanitario britannico era stato colpito da un attacco ransomware che aveva infettato 603 strutture di cure primarie, causato 92 milioni di sterline di danni e portato alla cancellazione di quasi 20.000 visite e appuntamenti. La stessa cosa è successa agli ospedali degli Stati Uniti e, secondo una stima dell'Università di Vanderbilt, nel 2018 gli attacchi online hanno provocato la morte di almeno 2.100 cittadini americani. La sanità è la vittima migliore, perché di solito è quella meno preparata tecnicamente, meno preparata culturalmente e che ha tanto da perdere, perché nel bilancio della perdita non ci sono solo soldi, ma c'è la salute delle persone. Anche il servizio sanitario italiano è stato pesantemente preso di mira dai banditi digitali. L'Italia, infatti, è ai primi posti nel mondo per attacchi alle strutture sanitarie. Dal 2021 sono stati colpiti l'ospedale San Giovanni di Roma, le aziende sanitarie regionali di Toscana e Lombardia, l'ASL Roma 3 e quella di Padova. L'azienda Swascan, una importante società di cybersecurity italiana, ha pubblicato un report proprio sulle vulnerabilità del settore sanitario. Ne esce fuori un quadro veramente drammatico. L'80% di queste strutture è di fatto a rischio di un possibile anche attacco di ransomware. Perché le strutture sanitarie hanno una spesa sicuramente ridotta, anche perché la loro priorità è sicuramente per quanto riguarda i servizi ai pazienti. Quindi questo rappresenta un'opportunità per gli attaccanti. Quanto siano vulnerabili le strutture sanitarie lo hanno provato sulla propria pelle 6 milioni di cittadini del Lazio il 1 agosto 2021, quando questo messaggio è comparso sui computer di tutta la regione. Ciao Lazio, tutti i tuoi dati sono stati criptati. Il riscatto chiesto, mai confermato ufficialmente, sarebbe stato di 5 milioni di euro. Il Lazio quindi è vittima di un'offensiva criminosa, probabilmente la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale. Questo ad oggi ci comporta la sospensione delle prenotazioni dei vaccini. La somministrazione sta proseguendo, ma potrà subire dei rallentamenti, ci potrebbero essere dei disservizi. È stato un attacco che ha avuto come risultato la chiusura dietro a un lucchetto dei sistemi informatici che erano necessari per gestire le prenotazioni vaccinali. In quei giorni il Lazio stava portando avanti con successo la più grande campagna di sempre, la vaccinazione di più del 70% della popolazione con 7 milioni di dosi somministrate. L'attacco ha rallentato tutto e bloccato migliaia di visite specialistiche e prenotazioni, ma avrebbe potuto fare molti più danni. Per ora ci sono 3 indagini in corso, della Procura di Roma, dei servizi segreti e del Garante della Privacy. Ma più di un anno dopo ancora non è chiaro cosa sia successo in quell'attacco. C'è una ricostruzione ufficiale data nei primi giorni dell'accaduto, secondo cui sono state violate le credenziali di un lavoratore in smart working che hanno permesso ai criminali di entrare nei sistemi informatici della Regione Lazio. Il furto delle credenziali è il primo passo per entrare in un sistema informatico. Per ottenerle, la tecnica più comune è il cosiddetto phishing, ovvero l'invio di una semplice mail, di quelle che riceviamo tutti i giorni. La mail contiene un link. Cliccandoci sopra, la vittima consegna le sue password ai banditi digitali. Questo io l'avevo, diciamo, tante mail di phishing, ma proprio giornaliera. Ma l'abilità di queste persone era che proprio riuscivano a far apparire il nome di un collega. Io leggevo che era Stefano, Francesco, Giovanni, che sono i nomi dei colleghi con cui magari il cambio mail. Cosa succede se lavoro in un ufficio e inizio ad avere email di phishing che hanno il nome delle persone che lavorano nelle stanze accanto? Probabilmente tu o la tua azienda siete già un bersaglio, spesso addirittura sono già entrati e usano queste conoscenze che hanno acquisito con un attacco generico per fare un attacco targetizzato su di te. Un attacco pianificato nei minimi dettagli, insomma, ma che poteva essere evitato. Ad aprile 2017 l'AGID, l'Agenzia Governativa per l'Italia Digitale, aveva emesso questa circolare con le misure minime di sicurezza informatica che le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto adottare. Alla stesura di quella normativa aveva contribuito proprio Corrado Giustozzi, uno dei massimi esperti di sicurezza informatica in Italia. La Regione Lazio è stata abbastanza carente in diversi aspetti. Uno, per esempio, che l'accesso
con privilegi di amministratore, non aveva due livelli di autenticazione, ma soltanto un livello. E questo è esplicitamente vietato dalle misure minime. E quello avrebbe aiutato a far che? A evitare innanzitutto l'intrusione. L'avrebbe stroncato all'inizio, ovviamente. C'era qualche altra misura importante? Certo, il backup offline. Almeno una delle copie di salvataggio dei dati deve essere mantenuta inaccessibile dalla rete, quindi su un dispositivo che sia spento e scollegato. Erano delle misure obbligatorie? Sì, sono delle misure obbligatorie. Però che succede se non si applicano queste misure minime di sicurezza? In realtà non succede niente, perché pur essendo una norma di obbligatoria adozione non prevede sanzioni. Chi avrebbe dovuto applicare le misure di protezione del sistema informatico è Lazio Crea, l'azienda responsabile di tutta l'infrastruttura informatica del Lazio partecipata al 100% dalla regione. Per la prima volta e in esclusiva, Lazio Crea ci ha fatto entrare nel suo centro di elaborazione dati. 140 km di fibra ottica, 1000 km di rame e decine di server. È il più grande sistema informatico di tutta la pubblica amministrazione italiana. Un investimento da 25 milioni di euro. Il fortino di avanguardia per l'erogazione di servizi cloud. Quindi tutto quello che è sul cloud in regione è dentro questa sala. Esattamente. Ed è qui che sono arrivati però con l'attacco. Sono arrivati nel cuore del Fort Apache. Qui dentro ci sono arrivati, sì, certo. Non sono stati attaccati i dati sono rimasti integri, anche perché sennò non potevamo ripartire immediatamente con la prenotazione dei vaccini. I software che permettevano di accedere ai dati, okay, che sono stati cifrati, creando di fatto un disservizio. Di fatto non erano più accedibili quei dati, che però sono rimasti integri. Però hanno attaccato tutti i backup. E li hanno cancellati, però con un'operazione di data carving l'abbiamo recuperato immediatamente. Nel 2016 l'AGID emana queste linee guida e qui mancavano. L'autenticazione a doppio fattore mancava. Sicuramente l'attacco non sarebbe stato portato a termine su un dipendente, no? Diciamo che sarebbe stato più complicato. Non era possibile realizzarla in quel momento, perché noi da un giorno all'altro siamo trovati a mettere in smart working praticamente tutti i dipendenti regionali. Quindi avrei dovuto fermare l'attività di tutti. Molti tecnici dicono all'inizio questo backup non sembra esserci, le funzioni non si riescono a recuperare, improvvisamente i dati e le funzioni tornano disponibili. Tutto questo coinciderebbe con il pagamento di un riscatto? Non è stato pagato nessun tipo di riscatto, anche e soprattutto per giustificare ore, giornate, notti di lavoro per ripristinare il tutto. Una stima dei costi su quanto avete dovuto spendere? Diciamo una cifra importante a 6 zeri. 6 zeri, quindi milioni? Magari non plurale, però. Almeno un milione. Ok. Davo invio e diventava nero. E ritornavo a questa situazione. Quindi dicevo, ho sbagliato password, ok. E mi ripresentava questa schermata. Da capo un'altra volta? Da capo, sì. Quante volte? Infinite. Siamo un po' usciti tutti nei corridoi, abbiamo cercato un po' di entrare negli altri uffici, ci siamo un po' incontrati per capire se tutti avevamo lo stesso problema. Questa è la situazione in cui si sono trovati tutti i 1500 dipendenti del comune di Brescia la mattina del 31 marzo del 2021. Tutti i computer del comune fuori uso. Praticamente tutta l'attività si è bloccata, tutto il comune di fatto si è bloccato e quindi è stato un po' sconcertante, perché non era mai capitata una cosa di questo genere. Siete tornati alla carta? Sì, siamo tornati alla carta. Com'è andata? Ho preso un faldone vecchio, una copia della delibera e ricominciare a scriverla tutta. Cosa avrebbe voluto dire? Perdere quanto tempo di lavoro? Tanto. Ora avrebbe voluto dire ricostruire veramente anni di lavoro in alcuni casi. Prima ci avreste pensato di essere attaccati in questo modo? No, in questo modo no, non avrei mai pensato. Il riscatto richiesto dai banditi digitali è di 26 bitcoin, circa 1,3 milioni di euro. Una cifra già enorme che poche ore dopo raddoppia. Pagare sembra l'unica soluzione, ma poi i tecnici del comune si ricordano di queste cassette. Queste sono cassette magnetiche che vengono utilizzate come strumenti per memorizzare i dati di backup e ripristinare i sistemi salvati. Non c'è modo di raggiungerle attraverso internet? No. Una persona per venire a raggiungerle deve andare in cassaforte, aprire la cassaforte e recuperare i nastri. Ed è questo che vi ha salvato? È questo che ci ha salvato.
In questo modo, dopo una settimana, il comune di Brescia è riuscito a tornare online con buona parte dei suoi servizi, ma i problemi non erano ancora finiti. Il vero danno è il fatto che sono stati colpiti la maggior parte di postazioni di lavoro. Nel comune di Brescia 1200 postazioni di lavoro. Tutto quello che vediamo qui è nuovo. È nuovo. Quanto vi è costato tutto questo? Quasi il milione di euro. Abbiamo tutto nuovo, sicuramente l'esperienza ha insegnato che nulla è inviolabile. Allo stato attuale nessuno è al sicuro. Gli attacchi continuano. Certo. Alle 16 abbiamo bloccato 341.000 potenziali rischi nel mondo. Ogni indirizzo IP pubblico pubblicato nel web è potenzialmente, diciamo, soggetto a questo tipo di attacco. È una pandemia informatica, cioè questa è vera la bit pandemia. E anche per questa pandemia non siamo affatto pronti. Noi abbiamo 95%, 93% dei server della pubblica amministrazione italiana non in condizione di sicurezza. A lanciare l'allarme era stato proprio Vittorio Colao, l'ex ministro per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale. L'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha analizzato lo stato di salute delle circa 20.000 pubbliche amministrazioni italiane. Il quadro non è per niente rassicurante. La vulnerabilità più antica scoperta sui sistemi che abbiamo analizzato fa niente meno riferimento che al 1999. Quindi questo significa che alcune amministrazioni è da più di 20 anni che non aggiornano i propri sistemi. Questo dà un'idea chiara del fatto che il parco macchine è obsoleto, poiché sono ben conosciute dagli attaccanti. Una vulnerabilità di quel tipo significa al 100% entrare sul sistema compromesso. Non è una situazione che fa star tranquilli. E diminuire il rischio di attacchi è così difficile? No. Anche un piccolo comune, affidandosi nelle mani di un professionista medio, riesce ad eliminare la maggior parte di queste problematiche. Voi in questo momento avete quante persone dedicate alla difesa informatica? Una. Una persona? Una persona che viene 3 giorni a settimana. Noi abbiamo un bilancio da circa 6 milioni di euro, eppure dobbiamo spendiamo circa 150.000 euro di informatica. Ma sono fondi che comunque dovete andare a prendere dal stesso contenitore dove noi prendiamo i soldi per gestire l'asilo nido, per il trasporto scolastico, per i servizi sociali. Noi ricordo che siamo anche un comune terremotato del 2012, e quindi se io investo 20.000 euro di informatica sono 20.000 euro che non metterò su un edificio o su una strada. Nonostante tutti gli sforzi fatti dall'amministrazione, anche a Gonzaga, piccolo comune della provincia di Mantova, si sono trovati sotto ricatto. Il comune non ha pagato e i banditi hanno reso pubblici tutti i dati dei cittadini. Poche settimane prima era toccato a 8 comuni nella provincia di Bologna, ma il caso che ha fatto più clamore è stato l'attacco alla SIAE, che ha coinvolto in prima persona decine di artisti. Patenti, carte d'identità, tessere sanitarie, codici IBAN, email e numeri di telefono e persino contratti e carte di credito. Tutto rubato. Ad agosto 2021 è nata la nuova Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Tra i suoi compiti c'è quello di rinforzare la nostra difesa informatica con un esercito di 3.000 esperti di cybersecurity. Noi inizieremo a sviluppare proprio dal gennaio del 2023 una serie di corsi per ragazzi post-diplomati che saranno i nostri tecnici che entreranno nelle pubbliche amministrazioni e nel sistema industriale. Noi abbiamo bisogno, oltre che di tecnologia, di persone al lavoro. Più noi riusciremo a mettere a terra questo tipo di operazioni e più il nostro sistema nazionale ne beneficerà per abbattere quel 95% che dicevamo, ma anche per salvare tante delle nostre aziende dagli attacchi ransomware che le stanno tormentando in questi ultimi anni. Dall'invasione russa gli attacchi di tutti i tipi si sono moltiplicati. È aumentato il rischio? Sì, il rischio è sicuramente aumentato. Quando il quadro geopolitico si complica, è chiaro che il numero di attacchi, le situazioni a cui tu devi far fronte diventano di più. Quello che dobbiamo fare è imparare a difenderci. Non è solo un problema nostro, è un problema che hanno tutte le nazioni.